Ciao Davide. Ciao. Filosofia in pillole, che cos'è? Filosofia in pillole è un libro che pesa, non pesa tantissimo, pesa soltanto 80 grammi in 80 pagine. La quarta di copertina è bianca con la copertina originale e sul color tabacco. L'uomo vitruviano ha dei pantaloncini a quadretti. L'uomo vitruviano ha dei pantaloncini a quadretti perché un po' si è vestito i panni dell'uomo attuale, dell'uomo moderno. Infatti il libro è testimone del mondo del passato al mondo attuale, dal mondo analogico al mondo digitale. Dentro il libro cosa troviamo? Dentro il libro troviamo una miriade di sentenze, aforismi, dove si parla di varie tematiche. C'è un decalogo simboleggiato con dei caratteri ebraici. Ci sono 10 argomenti, tra cui l'amore, le donne, la bellezza, a temi piuttosto più importanti come l'economia, il potere o la religione. Perché hai deciso di scrivere questo libro? In realtà io non ho deciso di scrivere il libro. Purtroppo io sono molto timido, allora siccome sono molto timido non riesco a raffrontarmi con le persone, quindi ho dovuto scrivere il libro per poter comunicare col mondo esterno. Non sto scherzando, non è questo il motivo. Il problema vero è che ho un problema di deficit di memoria, no? Dimentico tutto. Anche quando mi dicono: Davide, ma come si chiama quel tuo amico? No, non me lo ricordo. No. Ma quando è che fa il compleanno l'amica? Chi se lo ricorda? Allora io ho dovuto ricorrere alla scrittura, cioè scrivere tutto per poter memorizzare. Ma che poi alla fine non è che ricordo perché è scritto nel libro, ma ricordo perché gli altri che leggono ciò che scrivo io me lo ricordano. E quindi automaticamente ricordo tutto. Quindi cosa consigli a chi ha problemi di memoria come te? Consiglio di usare dei farmaci per la mente, delle pillole che non potete trovare in farmacia, ma neanche nelle parafarmacie come di solito si usa oggi nella chiave moderna, ma lo può trovare in qualsiasi libreria di tutta Italia, perfino in Germania e nel mercato internazionale. Davide, saluta i nostri amici. Saluto a tutti, un abbraccio e tante pillole.